Ben ritrovati ragazzi sul canale di Geralt's Game, dove la Francia ha un progresso di 5 colonie all'anno. Dunque, siamo qua su Europa Universalis 4 con The Cossacks alla guida di Castiglia. Nello scorso episodio abbiamo fatto finalmente pace con l'Inghilterra, ci siamo presi un bel po' di territori al nostro vassallo Leinster, che adesso starà facendo da bravo tutti i core e poi tutti i claim dove gli ho detto di farli e soprattutto, tra le altre cose, sta anche convertendo l'Inghilterra a cattolica. Poi ho scoperto una cosa: tra i centri di riforma, qua ce n'era uno da qualche parte, non mi ricordo, un altro riformato, forse tipo qui o qua, non lo so. Comunque è stato conquistato e convertito, quindi ora ce n'è solo uno riformato e due protestanti. Quindi in questa partita saranno molto poche le nazioni protestanti, molto molto poche. Anche perché praticamente, soprattutto nel Nuovo Mondo, gli unici a colonizzare siamo noi, e un po' il Portogallo, l'Inghilterra, la Francia, però l'Inghilterra è sempre meno forte e quindi ormai è destinata a perire in modo misero. Però siamo ancora impegnati in questa guerra col Marocco, quindi dobbiamo assolutamente togliere questi territori che ha il Marocco. Qua Napoli ha fatto il suo dovere, ma perderà tutte le truppe? No. Qua stiamo combattendo, stiamo andando su. Ah, qui alla fine non siamo mai arrivati ad Asunción, dove c'è il centro del trade. Quindi dovremmo arrivarci. Beh, ci arriverà da solo, dai. Allora, nuova impresa. Costruisce una grande flotta. Fai sempre le solite. Italian Ambition. E appena decido di annettere Aragona, ci sarà. Però non è questo il giorno, quindi facciamo così e così. Perfetto. Siamo arrivati al massimo coi punti militari. A sto punto, quanto ci viene a costare? 750. Porca miseria. Siamo 2 anni avanti. E non so più cosa fare. Questo non è neanche male come generale, quindi, cioè, considerando la tradizione che abbiamo, sbagliato qua, tradizione che abbiamo, che è di, beh, 43, potrebbe, non è malissimo, 43, considerando che stiamo giocando a caso dal punto di vista dell'esercito, cioè appunto sulla qualità, non sulla quantità in questa partita, mi sembra abbastanza ovvio. Potremmo migliorare qualche posto. Allora, cerchiamo qua. Development, somma, qualcosa 19 non c'è. Il massimo che abbiamo è 20. Qualcosa 9 non c'è. Queste robe sono a 7. Melilla, Tangeri e Canarie. Impatto meno 51% più 10. Ah, quindi non è un buon posto, ok. Quindi dovremmo anche puntare dove è verde. Qua, più 60%. E niente, iniziamo a far salire Siviglia. Non so più che fare. Quanto costa? 68. Ah, ho capito. Quindi cerchiamo verdi dove costa poco. Toledo, che è la capitale. Con due punticini dovrebbe bastare, no? Perfetto. Dai, continuiamo con questi assedi. Qua la storia va abbastanza bene. Procediamo a velocità 3. Potremmo anche andare a 4 a sto punto. Dai, andiamo a 4. Oh no. Ok, appena questa è finita. Cioè, in realtà, appena arrivano le truppe che ci rendono sicuri, che le abbiamo tutte qua, 4 saranno sufficienti, attacchiamo questi. Qua è montagna, però stiamo in difesa, facciamo fare l'attacco alle colonie, magari scende addirittura Black Bamba a dare una mano. Questi non si sono espansi perché non gli ho dato la possibilità di farlo. Ma adesso che andiamo un po' a esplorare, magari lo fanno da soli. Dovremmo anche far nascere questa. Ecco, quindi iniziate a dirmi i nomi per la Louisiana. Non lo so, il nostro re non si chiama Luigi, ma si chiama Alonso, quindi potremmo chiamarla Alonso o Fernando Alonso, non lo so. Viva la Ferrari. Poi possiamo dare un nome alla colonia canadese. Io ho pensato a Wolverine,
però mi è stato suggerito Vicereame Atlantico, ci starebbe. Poi la California, mi è stato suggerito Franca Martina. A questo punto Wolverine potremmo metterlo in Alaska e ditemi anche i nomi della colonia peruviana, dovrebbero essere tutte, penso. Sì, non me ne sto scordando nessuna, sono abbastanza persuaso di questa cosa. Sono una piccola laggata. Stanno venendo qui. Vediamo un po' dove vanno. Pez, questo se ne va via. Liberiamo Marrakesh. Scoppiata una rivolta qua. No, qua dobbiamo assolutamente andare perché sono pretendenti. Dobbiamo assolutamente andare. Allora, accettano la pace. Vediamo se c'è tutto quello che c'è da chiedere. Sì, non possiamo più fare niente. Perfetto, send domanda. Ok, ora siamo in guerra solo con la Tunisia. Questi chi sono? Ah, hai capito, sono diventati nazionalisti marocchini. Vabbè. Stendiamo un velo pietoso. Quanto è di War Exhaustion? Pochissimo. Va bene così. Prendiamo questi. Li portiamo su. Allora, tu vai. Lì, anche se è montagna, li attacchiamo. Vai qui e poi vai lì. E dopo ci dedichiamo qua, dove tra l'altro Napoli, nonostante tutto, sta andando abbastanza bene, dai. Ok, vorrei tanto capire cosa sta succedendo in Europa. Questi stanno conquistando Milano e quindi hanno chiamato in guerra Venezia, che sta attaccando lì, e anche la Francia, immaginavo, ecco. Milano, tu che claim c'hai? Questi sono i core di Milano, bene. Bene. Non è che voglio diventare un mio vassallo? Allora, io libererei Milano e ci facciamo un vassallo in Nord Italia, ovviamente fra un po', quando avremo assorbito questi qui, diciamo. Qua come va? Alla grande, ne ero abbastanza sicuro. Pace tra questi e questi, Utrecht. Urca ha dato questo all'Olanda, ok. Quindi Utrecht non ha Utrecht. Beh, ci sta, è abbastanza logica come cosa. Dobbiamo andare lì in alto. Allora, tu vieni qui, vieni qua, facciamo quello che l'altro esercito fa, quello che ho detto va benissimo, un'alleanza tra questo e quell'altro, bene, sali su, San Maurizio, andiamo un attimo in pausa che sta accadendo tutto troppo di fila. Ah, ok, fu l'annessione di Milano, questa è costretta a cedere, questa qui a Venezia e alla Bosnia, Monferrato, cos'è che è? E deve togliere il claim. Oh, cacchio, no. Quindi i core sono diventati più piccoli. Cioè, Milano non ha più core, ovviamente ce li ha qui, ma non ce li ha più qua, per esempio. Quindi Milano è diventata una brutta idea. Savoia è molto forte, eh. Savoia è molto forte. Savoia, Venezia e Francia sono davvero un trio abbastanza pericoloso. Dobbiamo allearci con la Polonia. Comunque la Francia ci vuole abbastanza bene. Miglioriamo le relazioni, che è sempre un buon momento per migliorarle. Più 200, più 200, più 200. Qua addirittura mi sa che tutto l'episodio scorso l'ho lasciato lì. Miglioriamo un po' le relazioni con Black Bamba e poi anche con Cacao Meravigliao, ma possiamo farlo anche dopo. War. Ah, è meno di 2 anni che l'ho fatta l'ultima volta. Vabbè, tanto abbiamo punti da buttare, quindi va bene. Dividiti in due. Via qui. Tu sali. E scendi a Girona, così appena queste cadono magari ci attaccano, e un po' qui un po' Urgell dovremmo farcela. Queste qui non attaccano, non fa niente.
perché in realtà così diventano liberi. Com'è Liberty Desire della gente? 32 Leinster perché l'ho fatto crescere un bel po', Aragona 10 perché è abbastanza contento. Allora, è finito da qualche parte qualcosa, quindi dovremmo essere in grado di venire qui. Esatto. Trasporti coloniali. San Martin è questa? Allora, con trasporto coloni, vieni qua. Perfetto. Colonia, siete convertiti al cattolicesimo. Sì, no, ormai fanno abbastanza ridere i protestanti. Cioè, in questa partita sono molto molto ridotti. Nassau è entrato in alleanza con Amburgo, abbiamo qualcosa contro Pima. E chi è? Questi qua. Ok, va bene così. Poi dichiariamo guerra a tutti questi, eh. Entro il 1600, magari qualche nativo qui in mezzo, ma tutti quelli che hanno zone sulla costa saranno conquistati. E anche Costantinopoli. Questi sono i due obiettivi, diciamo, da qua ai prossimi 30 anni. Dovremmo riuscire a farcela abbastanza facilmente. Oh, abbiamo un altro colono in giro. Qua. Avviciniamoci con le isole perché poi se riusciamo a fare... Dovremmo fare un po' di esplorazioni, che effettivamente non ho fatto. Allora, facciamo così. Lega protestante, per forza sei con il tuo alleato. Allora, 1, 2, 3. Abbiamo un di questi, no? Oddio, che schifo. E guardate quanta roba. Allora, esploriamo West Pacifican, che magari c'è qualche isoletta. Allora, iniziamo a fare così. E tu ritorna a fare Siviglia, per favore, grazie. Perfetto, ne abbiamo un po' troppi. E nonostante questo, quanti punti facciamo al mese? 7, nonostante sta roba. E siamo avanti nel tempo. A questo punto possiamo anche farla. Febbraio. No, secondo me riusciamo a tirare ancora un anno, quindi stiamo fermi. Questo non riusciamo a tirarlo un anno. Sì. 7, 8, 15. Mamma mia. Mamma mia. Questi qua stanno andando lì. Allora, facciamo cadere questa velocemente. Questa guerra quando è che è iniziata? Nel 64. Cacchio, siamo già 5 anni? E per forza non la combatte nessuno. Allora, questa qui è montagna. Sì, quindi col cacchio che ti attacco. Chiediamo aiuto. No, quella lì non si muove più. Non hanno più voglia di combattere. Ho fatto troppe guerre assieme. Sì, ma non sono finite. Questi qua pensano di rilassarsi. Invece no. Casus belli, take colony in Africa. Danimarca protestante, attenzione. Ah, si sono allargati qua, bene. Prendeteci tutte le cose per noi. Come va qui? Danimarca protestante, sì, un pochino si sono allargati, dai. Fino al 1650 continuano a convertire comunque, eh. Quindi non è che sono morti, anche se ho detto così. Qua non sono ancora arrivati. Dobbiamo darci una mossa qua, quindi facciamo fuori questi, aspettiamo che cada. Loro si muoveranno da qualche parte. Muoviamo le nostre truppe un po' qui, un po' là. Vediamo un po' da che parte vanno. Tunisi si è ripresa Tunisi, o quella zona lì. Blocchiamo questo. Ora Tunisi va in giro. Chi se ne frega se Napoli perde le navi? Mamelucchi sono in alleanza con Kiwa? Queste non sono buone notizie, eh. Sembra che non mi interessano, ma non sono affatto buone notizie. Ah, non siete più alleati con la Persia? Bene, questa è una buona notizia invece. Questa potrebbe essere una guerra abbastanza grossa. Comunque, sono curioso di capire se fatta pace con loro possiamo trovare un nuovo rivale. Quindi, prima della prossima guerra, aspettiamo un attimino. Qua sono tutti i territori montani.
Benin dichiara guerra. Idea. Ottimo. Così abbiamo uno sconto sul core. E poi niente, in realtà non sono molto belle tranne l'ultima, il bonus e la policy che possiamo fare. Missione. Allora, base in India e Passai. Ecco, base in India mi interessa già di più. Allora, cotte e Conchil. Goa no, eh. Goa mi sa che è la missione portoghese. Allora, cerchiamo cotte. Cotte mi piacerebbe. E Conchil. Che altro cos'è che mi dà? Trade efficiency, global trade power più 2% per un tot, però non per sempre. Conchil dov'è invece? Conchil. Ovviamente l'avrò scritto sbagliato. Infatti è con. Non è con, è co. Kin. Non è Conchil. Ecco, Kin è qui. Allora, tra cotte e Conchil. Con Kin. Beh, spezie tutte e due. Ovviamente cotte è molto meglio. Cotte molto meglio. È già il tempo di andare in India, ragazzi. Non me l'aspettavo così presto, sinceramente. Aspettiamo un attimo a fare la missione, fin tanto che non vinciamo questa guerra. Che fine hanno fatto? Non so che fine abbiano fatto. Forse i francesi sono andati a dargli una mano, boh. Una rivolta? Dove? Dove? A Galam. Ma non è neanche la mia provincia, Galam. Civil War. Potrebbe essere un buon momento per attaccare Vijayanagar. Declare War, Pomerania e Mecklenburg. Pomerania è abbastanza grossina, eh. Scusate, stavo guardando se avevo il. Ah, c'abbiamo un mercante. Ok. Dove lo mettiamo? Mercante. Qua non ci arriviamo ancora, però qui sì. Abbiamo il 10%. Abbiamo le isole. Questo cos'è? Potremmo metterlo lì. Non ho assolutamente idea di dove piazzarlo, ragazzi. A questo punto lo potremmo mettere a caso qua, ma cioè, tanto scende già tutto. Questo sarebbe bello, bene farlo salire lì. Potremmo far scendere questo, no, in realtà se sale va bene. Boh, per adesso mettiamolo qua. Transfer, perché se ne va via troppo poco. Ah, giusto, facciamo così. Perché fanno parte della. Di quella zona lì, giusto. Tutte e tre. Ah, ok, bene, usiamo anche questa che è finita. Così mandiamo anche l'altro. No, questa non è ancora finita. Però c'è una possibilità di. Che vengano fuori dello 0%. Io mi fiderei quasi a fare così. Se no, sapete cosa facciamo? Qua a San Maurizio facciamo una bella truppa e poi la mandiamo via. Ok, bene. Allora, qua dovremmo avere un esercito in giro che esplora, un altro esercito di 2000 che sta arrivando, insieme a quello 3. Vai lì bene. Però a sto punto dai, effettivamente buttare via tutti sti punti. Agosto dovremmo riuscire ad arrivare al 570. La Croazia è diventata cattolica. Bene. È morto uno statista. Abbiamo qualcuno di. Perché non ho nessuno di livello 3? Cioè, devo per forza licenziarne uno. Maledetti. Maledetti. Ok, andiamo un po' avanti. Qua sono in guerra. Volevo dichiarare guerra anche a Benin, ma non penso che ce la facciamo. Fish, dai, prendi questo. 49%, ma che culo, come fanno ad andare così forte? Hanno un 3 di siege, sti maledetti.
blocchiamolo così magari va più velocemente. Nuovo monarca, quante decisioni. Ah, per forza è passato l'anno. E anche noi possiamo fare una decisione. Allora, facciamo questo. Cosa è successo? Ah no, erano le cose. Ok. Poi, decisione. Possiamo fare... Missionary Strength, tolleranza degli eretici. Va bene. Mi piace questa cosa. Tanto non ci sono molti eretici in questa partita. Questo abbiamo detto di no, perché tolleranza degli eretici non mi interessa, neanche quello. Ok. Nuovo monarca. Took decision. Sì, hanno preso tutti la decisione. Schiarito un attimino la voce. Ci sono ancora queste. Andiamo a cotte. Dai, cadi qua per favore. Ship lost? Come ship lost? Cavolacci, questa non ci voleva. Facciamo una nuova nave. Nuovo brigantino, 400 giorni. Porca vacca. Forse è meglio farlo qua. Quanto ci mette? 126 giorni. Facciamolo lì il brigantino e lo mandiamo giù. Ci mette di meno. Ok. Granata è un ottimo porto. Dai, anche qua cadi. Quanto cavolo ci metti? È morto qualcuno. Ci siamo ripresi questi, bene. Puoi andare giù direttamente. Andiamo lì. Questa guerra sta durando troppo, ragazzi. Se non ci danno una mano Aragona e gli altri, c'è una cosa inconcepibile. Facciamo fuori il loro esercito. Non possiamo attaccare? Cioè, non posso andare nel mio territorio. Ma che roba. Ah, però possiamo migliorare le truppe. No, non questa. Cos'era, la cavalleria? Penso di sì. Esatto. Sì, esatto. Livello 13. E questa è di livello 12. Al 15 possiamo migliorare... Cacchio, migliora anche di tanto. Migliorare la fanteria. Va bene. Abbiamo finito la missione. Esplora circonnavighetti globe ancora presto, però abbiamo tante isolette felici in questo momento. Abbiamo scoperto anche le Hawaii. Bene, però alle Hawaii bisogna andare con le truppe. Ho visto tipo Andrew perderne tantissime, quindi non faremo lo stesso errore. Visto che lui ha fatto la prova per noi, più che altro. Facciamo Sud American Sea, che ci esplora un po' tutta quest'area. Ci sono altre isolette qua. Pensavo che qua non subissimo il mal di mare, diciamo. Mal di mare. Mal di mare. Ok, niente, mi sto prendendo un bicchiere d'acqua a parlare da solo. Sì, bravo, vai avanti. Continua a fare così. Trova il dorado però, ragazzo mio. Bloccato al 100%. Quante navi c'hai? Poche. E nessuno sta facendo questo che ci dà il war score. Quindi la stiamo perdendo anche per questo motivo. Facciamo così. Dovrebbe bastare fare questa cosa. Prestigio perché abbiamo finito San Tommaso d'Aquino. Bene, questa non ci serve più a niente. Op. Oddio. Un po' una cavolata cancellarlo così, eh. Hanno fatto una guerra lì così. E vorrei portarlo giù. Vorrei portarlo giù qua. E la flotta di granata? Qual è la flotta di granata? È questa? Armada Real? Questa è l'armada Real. Ah, è questa la flotta di granata, bene. Allora, diamogli un altro nome. Trasporto coloni. Perfetto.
usiamo trasporto coloni per portare loro qua giù. Abbiamo un colono in giro gratis? No. Potremmo fare che ne ritiriamo da un posto un po' misero. Guerra tra Polonia e Ottomani. Dichiarazione di indipendenza della nuova... come cacchio si chiama? Dei Netherlands, dell'Olanda. Ragazzi, questo è importante perché sarà un nemico molto forte. Allora, l'Inghilterra è entrata in alleanza. La Francia è entrata in alleanza. Noi abbiamo preso qualcosa. Quindi adesso c'è Burgundy. Vediamo se chiama la Francia e l'Inghilterra. Probabilmente sì, dobbiamo aiutare loro. Eh sì, cacchio. Sì, abbiamo dato troppa roba da fare da soli, ovviamente. Allora, questo lo dividiamo in questo modo. Iniziamo a fare un po' di siege. Perché sennò qua non andiamo più avanti. Erano pure i paesani, ma porca miseria. È una cosa infinita, eh. Se Aragona non ci dà una mossa, questa guerra risulterà essere la più lunga che abbia mai combattuto. Ah, cacchio. A sto punto, tanto loro sono vicini. Facciamo declare war qui. Non volevo farlo perché pensavo di far pace prima di là. Ok. Tu, è il tuo compito. Sei cacao. No, come cavolo ti chiami? Pablo Escobar. Vai, fallo. Diego Garcia è finito. Torna indietro dalla Francia. Bene. Possiamo andare là. Altre isolette, possiamo iniziare a fare queste. L'isola di Pasqua, c'è su qualcuno? È come se non ci fosse nessuno, vai lì. Facciamo le isolette perché servono da ponte per andare nei posti migliori. Per adesso loro non li conoscono ancora. Quindi vediamo un po' questa guerra come sta andando. Io tifo Burgundy, tutta la vita. Burgundy non esplora. Ok, ci siamo ripresi Fez. Shock Forse questo è un po' meglio. Questo è meglio, pigliamo un attimo lui. Ok. Allora, ora questi stanno tornando indietro. Facciamo così. E evitiamo un attimo i ribelli, non so cosa fare. Boh, andiamo qua a Kife. Ah, è caduta anche questa. Allora andiamo lì. 55%. Bene, perché tra l'altro è low, quindi in realtà potremmo far pace subito. Non vorrei pagare troppo però. Anche perché devo fare siege delle cose che voglio dare ad Aragona, però riusciamo a far pace per fortuna, almeno quello. Possiamo ridare a lui questo. Perfetto. Riprendi a fare il tuo lavoro, esploratore. Ottimo, non ho mercante in giro, no. Castiglia si è presa sta roba, prenditi quella. Vai. Quindi qua non possiamo, anche se possiamo andare qua. Cioè, ma fammi capire. Ah, sì, usa l'armata, la flotta. Incredibile, Aragona sta scendendo, ora che la guerra è finita. Grande mago. Vediamo un po' dove arrivano. Andranno qua, probabilmente. No? Fermi. Ah! Non è più il caso di farle ancora. Cacchio, guardate qua che cavolo è successo. Andare a velocità 4 non è il mio forte, questo lo ammetto.
riusciamo a dare rinforzi? Questo no. Vai così. E la così. Magari Aragona viene pure a prendersi sta roba. No, non posso metterlo come obiettivo. Pazienza. Dobbiamo aiutarli qua però. Guardate l'Inghilterra. Grande Inghilterra. Vai, attacca. Ah no, non ci passa perché magari sta supportando pure lei i ribelli, eh. Dobbiamo andare ad aiutarli assolutamente, subito. Qua possiamo scappare, eh. Via, scappa. Facciamo così. Allora, ben detto, questo lo voglio dare ad Aragona. Magari si dà una mossa. Questo ancora ad Aragona. Fin quando non è una colonia. Allora, questo... questo non è una colonia. Habana is a colony. Habana non è una colonia? Attenzione, pensavo di sì. Come mai non è una colonia? Ah no, is a colony. Non ho letto. Ok, quindi queste sono colonie. Perfetto. Queste invece no. Allora, queste le diamo tutte a Tlemcen. Queste invece ad Aragona. Aragon. E niente, io continuerei a prenderci cose costiere. Anche questa magari. Potremmo anche iniziare a dar qualcosa a Napoli. Napoli, tu stai facendo core claim dove ti ho chiesto, perché no? Ovviamente siamo rivali. E ho detto pure che voglio tutto, quindi per favore fai claim qua. Fai claim, grazie. T'ho pagato per questo. Ma quanto cacchio vanno forte? Ok, li abbiamo eliminati, bene. Ma che giro sta facendo? Ragazzi, fa ridere sta roba, no? Non mi fa ridere. Cioè, per andare lì, fa il giro. Che c'è lo stretto, ma non ci passa. Sta roba ad Aragona. Perfetto. Dai, vediamo un po' com'è questo pistil. 115. Cacchio, troppo. Così. War reparation. Sì, quanto manca? Non manca molto. A sto punto facciamo war reparation e pure sta roba. C'è il call for peace. Come siamo messi qua? Sta salendo. Ma è ancora abbastanza bassino. Appena cade questo, riusciamo a prenderci quello che vogliamo. A sto punto però ritroviamoci con le truppe qua. Dai, allora qua facciamo così. C'hai tutti i cannoni. Facciamo questa cosa. 1, 2. L'episodio sta durando un pochettino di più. Niente, no, lo interrompo qua perché non voglio farlo durare troppo, sennò caricarlo ci metto tantissimo. Andiamo contro i ribelli, questa è la priorità in questo momento assoluta. Si è che hanno preso un po' di Liberty Desire qua, o forse hanno alzato l'autonomia, comunque se la sono ripresi, però dobbiamo andare a farli fuori. E niente, conquistiamo queste cose qua, tu via. E poi niente, facciamo un attimino di pace, cerchiamo di capire com'è questa guerra. No, niente, ha dichiarato guerra alla Serbia, ma non... La Serbia di chi è? Dell'Ungheria, la Serbia di per sé, mentre... Ah, quindi non è in guerra con la Polonia, che non è in guerra con nessuno, però la Polonia è da questa parte. Non mi piace tanto sta roba, io voglio mettermi di qui. Voglio assolutamente mettermi di qua. Dobbiamo pensare bene a questa mossa, ma faremo tutto ciò all'inizio del prossimo episodio. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così fatemelo sapere con un mi piace o con un commento. E ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere questo e le altre serie. Io noto con piacere che
Qua sta vincendo Burgundi, grande, grandissimo. E non hai chiamato i tuoi alleati? No, ottimo. E oltretutto è più del 33%, quindi non puoi più neanche chiamarli, fantastico. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti!